Ciao cari amici, oggi siamo qui a Roma da Valeria Copponi. Valeria è una veggente, riceve messaggi da Maria e da Gesù e vi faccio capire subito perché sono arrivato fino a lei e leggo subito un messaggio del 2010. Continuate a sostenere la Madre del Cielo, lodate Dio per il dono che vi concede di ascoltarla da ogni parte del vostro pianeta. La Madonna appare in tutto il pianeta come non è mai successo prima, appare in Brasile, in Argentina, in Spagna, in Italia. Io mi sono convertito grazie alle apparizioni di San Bonico in provincia di Piacenza. Ho cominciato a studiare questi messaggi dal primo all'ultimo, come si fa con un libro, si legge dalla prima all'ultima pagina. Poi ho approfondito proprio questi messaggi di altre apparizioni in altre parti del mondo e sono arrivato fino a te e ho visto che i messaggi concordano alla perfezione. Quindi ho compreso con estrema semplicità che sei una persona sincera e quindi ti chiedo come è cominciato il tutto, come sono cominciate queste apparizioni. Sì, allora sono cominciati in questo modo. Siamo andati con mio marito con un pellegrinaggio internazionale militare a Lourdes e lì subito la sera è successo qualcosa perché stavamo insieme a un'amica e sento il bisogno forte di comprare un'immagine della Madonna. E questa mi dice: abbiamo tanti giorni. No, no, la devo comprare adesso. Entriamo in un negozio. Ne ho vista una che mi piaceva, ho preso la Madonnina e poi niente, siamo andati a casa, è tutto normale come succede sempre. La notte mi sveglia una voce: alzati. Oh no, Gesù, ma come, che mi succede? E questa è febbre. Ma come, io dovevo venire a Medjugorje, a Lourdes già tanti anni fa, non sono potuta venire perché avevo gli esami a scuola, avevo vinto pure una cosa. Niente, non allora non mi ci vuoi, perché se io mi sento male, è quella ancora. Alzati, alzati, per non sentirlo proprio più, mi alzo e mi dice inginocchiati. Poi dopo mi ha detto chi era il mio angelo e mi ha detto che ecco, sarebbe venuta la Madonna perché voleva parlare con me. E lei è venuta e mi ha fatto delle domande, però mi ha parlato più che altro del suo amore, dell'amore che ha per noi, per tutti noi suoi figli. Questa era la cosa più importante che mi voleva far capire la Madonna, l'amore. E mi ha parlato poi di una mia amica che stava morendo, io sapevo che stava male, ma no, che stava morendo. E lei mi ha detto però che io sarei tornata a Roma, l'avrei trovata ancora viva. Lei mi ha detto delle cose che avrei dovuto dire a questa amica. E io così ho fatto, infatti lei poi mi ha salutato, si sono meravigliati tutti perché era in coma, si è svegliata, mi ha parlato, io le ho detto quello che mi aveva detto la Madonna, di non avere paura perché con la confessione lei era stata perdonata e che l'aspettavano in cielo. E poi è risvenuta, io lo chiamo svenimento, ma insomma poi dopo poco è morta. Tu eri credente prima, Sì. eri già credente. Io ero credente perché a casa mia i miei genitori credevano Sì, e sì, sì. quindi io ero credente, ero abituata ad andare alla messa, Andavi a messa, sì, ho capito. sì, ho fatto catechismo da giovane ai bambini, però non sapevo niente né delle locuzioni né di altre cose che poi mi sono successe perché andavo nel riposo nello spirito quando Ho andavamo alla capito. chiesa del Gesù. Sì. Tutte cose che, ma che ne sapevo io, però Sì. mi succedevano e ecco qua, insomma. Certo. È importante capire anche il contenuto dei messaggi perché in questo periodo storico sicuramente la confusione non ci aiuterà. I tuoi messaggi non sono soltanto messaggi di chiesa, cioè confessatevi, ricevete l'Eucaristia, andate a messa, ma toccano tanti altri aspetti. Quindi cerchiamo un attimo di capire, te ne leggo un paio. Febbraio 2020. Le malattie spesso non perdonano e soprattutto non sono volute da Dio, ma dall'uomo.
giugno 2020, nemmeno ora che avete perduto la libertà in ogni parte del mondo, riuscite a distinguere il bene dal male. Abbiamo perduto la libertà, evidentemente a causa di uno scenario completamente creato a puntino, e le persone cercano la soluzione in questo famoso liquido e non si sono accorte che ci sono tanti politicanti, governanti, personaggi televisivi che nella maggior parte dei casi consapevolmente o non consapevolmente dicono delle cose errate. Quindi cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Proprio a questo proposito. Esatto. Agosto 2021. Figli miei, pregate per i vostri politici. Sono accecati dal successo e dal potere, ma presto periranno. C'è questa elite mondiale che ha organizzato questo scenario a puntino, però è soltanto l'inizio. Arriveranno cose peggiori e poi si manifesterà il famoso anticristo per risolvere tutti i problemi. Infatti, nella lettera di San Paolo ai Tessalonicesi è scritto che il figlio della perdizione sarà osannato da tutta l'umanità, Certo. naturalmente eccetto gli eletti, e sarà sconfitto da Gesù nella sua seconda venuta. E quindi adesso capiamo quest'ultimo messaggio: perché i politici periranno, perché si sono venduti al piano di Satana. Sì. Si sono venduti al piano dell'elite e quando tornerà Gesù nella sua seconda venuta li esilierà, li scaccerà da questo mondo. Questo è un argomento che è stato molto spesso criticato, per esempio molte persone dicono Gesù non tornerà, tornerà soltanto il suo spirito. Quindi do Torna, torna. un chiarimento sempre con i tuoi messaggi. 2013. Non recitate nella preghiera del credo di là verrà a giudicare i vivi ed i morti? Sì, figli miei carissimi, il vostro Gesù tornerà tra voi nella gloria per rinnovare la sua promessa. Io desidero che vi decidiate ad aprire le vostre menti ed i vostri cuori nell'attesa della seconda venuta. 2010, ancora un poco. E poi la mia seconda persona trinitaria, quindi nel nome del Padre, del Figlio. Figlio, quindi il Figlio uomo, Gesù, tornerà. La mia seconda persona trinitaria riprenderà possesso del vostro pianeta. Messaggio del 2007. Sono nato Dio uomo, ho vissuto da Dio uomo, mi avete crocifisso Dio uomo e ritornerò tra voi Dio Padre uomo. A liberare la mia stirpe dal laccio di Satana. Troppi tra voi pregano la mia venuta senza minimamente credere a ciò che vanno affermando. Altro messaggio del 2010: vegliate poiché presto il mio adorato figlio tornerà tra voi. Le persone quando vanno in chiesa, quando vanno a messa, e non lo dico per criticare, però è così certe volte. O la maggior parte delle volte ripetono delle frasi in un modo costruito, meccanico, senza riflettere, senza sapere quello che stanno dicendo. Però è tutto scritto. Per esempio, in Atti degli Apostoli si parla di Gesù che, come lui se n'è andato, quindi è Così salito in torna. Certo. cielo in carne ed ossa, lui nello stesso modo tornerà, quindi tornerà fisicamente in carne ed ossa, è chiarissimo. Io so che tu l'hai toccato, ci siamo sentiti al telefono, hai avuto un'esperienza, l'hai proprio Sì. toccato fisicamente, come se adesso tu dovessi toccare a me il braccio. Quindi, Sì, se vuoi raccontarmi di questo episodio. abbiamo giocato insieme da piccoli. Io vedevo la Madonnina ai fornelli, aveva tutto un vestito abbastanza lungo. E Gesù piccolino che girava intorno e si divertiva. Allora ho detto: Gesù, ma io pure sono piccola, perché non mi fai giocare? Mi ha dato la mano e con quest'altra tiravamo il vestito alla Madonna. Ci siamo divertiti un po' così. A un certo punto lui si alza e diventa Gesù, bellissimo. Mi Diventa mette adulto. il braccio attorno alla spalla e mi spinge davanti. Allora vedo che c'era una porta. Fino allora non l'avevo vista. Ti Si ha apre spinto questa porta. Sì, fisicamente. proprio con il Sì, braccio sì, sì, così. sì, sì. Questa porta si apre
E io rimango estasiata. Ma Gesù, ma che cos'è? Un panorama che io non ho mai visto, non è una cosa del mondo. E lui mi ha detto, bene, tu dovrai andare lì, lì e lì. Gesù, ma fare che? Ma io non so niente, io non conosco nessuno, io... E lui ride e mi dice, ma ora non sono io il tuo sposo? Ah, allora se è così va bene, andiamo. Bellissimo, fantastico. C'è un altro aspetto anche sui tuoi messaggi che mi ha fatto capire che sei una persona assolutamente sincera. Nel tuo messaggio si parla del fatto che c'è vita nell'universo ed è un argomento molto screditato, infatti soprattutto i cristiani molto spesso escono con la frase fatta, meccanica, ripetuta, e dicono vita nell'universo uguale opera di Satana. E questo aspetto mi ha proprio fatto capire ulteriormente che non inventi messaggi per piacere agli altri, non hai interessi personali. E te ne leggo subito un paio. 2012. L'universo intero ubbidisce alla sua volontà, l'universo intero. Infatti in 1 Pietro 3 è scritto che gli angeli abitano alla destra del Padre, quindi nel regno di Dio, e in Salmi 103 è scritto che il regno di Dio abbraccia l'intero universo e gli angeli sono i potenti esecutori, certo, dei suoi comandi. Quindi tutto concorda con questo messaggio. Invocate a gran voce il ritorno di mio figlio tra voi, e nel suo infinito amore l'universo intero si inginocchierà alla sua infinita maestà per tornare alla purezza dell'inizio dei tempi. Infatti è scritto chiaramente che Gesù tornerà con gli angeli, sì, con gli angeli del cielo. 2012. I miei figli si stanno allontanando sempre più dalla grazia di Dio. Attenzione, sono come automi guidati da altri automi. Il cielo per loro è soltanto cosmo, lontano e immenso, ma vuoto. La nostra presenza non interessa loro nemmeno un poco. Ecco, è un messaggio di ammonimento, evidentemente, però proprio perché dovremmo sapere tutti la verità su questo argomento. C'è vita nell'universo. In Salmi 23 si parla di abitanti dell'universo. Nel libro di Padre Pio, intitolato Così parlò Padre Pio, lui stesso aveva detto che in altri pianeti dell'universo c'è vita, ci sono esseri che sono anche più evoluti di noi, quindi fa proprio pensare agli angeli. Ma questo aspetto lo conosce molto bene anche la Chiesa. Ti faccio un esempio. Papa Giovanni XXIII con il suo segretario Loris Capovilla, in una giornata qualsiasi, stava passeggiando nei giardini di Castel Gandolfo. E tutto ad un tratto hanno visto una nave celeste, la chiamo così, una nave celeste in cielo. Questa nave si è abbassata proprio vicino a loro e da questa nave è uscito un uomo che emanava luce. Infatti nelle scritture si parla di questi angeli che sono uomini che emanano luce, sono portatori di luce. Il Papa è andato verso questo uomo. Hanno parlato una ventina di minuti. Il segretario Loris Capovilla ha scritto tutto questo episodio e l'articolo è stato anche riportato sulla rivista inglese The Sun. Quindi tutti dovrebbero conoscere. Messaggio del 2001. Non abbiate più paura quando guardate il cielo. Pensate a noi. Noi siamo in cielo. Non possiamo farvi paura, pensate a noi, soltanto a noi. Tutte le paure svaniranno. Ogni volta che guarderete il cielo, guardatelo con gli occhi della fede. Non avrete più paura, ve lo prometto, figli. Guardate il cielo, guardatelo ancora e vedrete delle cose stupende. Guardatelo ancora, figli miei, non abbiate paura. Vi benedico, figli miei, da quel cielo che poco fa vi ha fatto paura. Altri segni verranno, ma non potete fare così.
Quindi cosa ti chiedo? Ti ricordi di questi segni che avete visto in cielo quella sera che hai ricevuto quel messaggio? A parte quella sera io in cielo ho visto tanti segni da tante parti, perché sia a Medjugorje sia in altri luoghi dove appare la Madonna, io spesso, sempre vedo segni nel cielo, luci, Bellissimo. che ne so, tu magari dici quella è una nube, no, non è una nube, quello è un angelo, si vede benissimo, oppure il volto di Cristo, quello della Madonna. Sempre ci appare quando andiamo, ecco, in questi posti. Sì, delle nubi, magari a forma di Gesù Cristo, ho Sì, capito, di fantastico, di angeli, angeli, sì. bello. Hai visto magari anche delle luci o delle stelle che si spostavano? Certamente, Bello. ma il cielo diventa una cosa vivibile. Certo, fantastico. Sì, è Sì. fantastico, però per questo io dico sempre, io non ho più paura, nemmeno della morte. Perché la morte è Certo. vita, quella è la vita. Quella Esattamente. è la vita bella, bellissima. Oltre a questi segni che hai visto in cielo, hai avuto tu personalmente altri segni che ti hanno collegato a Gesù, a Maria? Ne ho avuti tanti di segni e non è che mi dava questi segni da sola, c'era sempre altra gente che li viveva con me. Perché, per esempio, quando è successo a Medjugorje che la Madonna mi ha chiesto il rosario, avevo un rosario regalato da un sacerdote e ho detto: Madonnina, ma io non te lo posso dare. E lei mi fa: però se tu mi regali quel rosario, io benedico tutto il tuo gruppo. Beh, allora non ti posso dire di no. Allora mi tolgo il rosario, lo prendo così, lo tiro verso la Madonnina. E il rosario si mette proprio, ecco, in questo modo, come se io l'avessi messo lì appositamente. E questo è uno. Poi questo è un altro. È un segno che hanno visto anche altre Altre, persone. sì, c'era altra gente vicino a Fantastico. me. Questo è un rosario che praticamente è un ricordo di un matrimonio, una bomboniera. Anziché i confetti, ci hanno dato questo rosario. Allora, io conosco bene l'amica di una delle veggenti, una sorella di una delle veggenti, si sposava con un italiano e così ci hanno invitato al matrimonio. Siamo andati e finita la cerimonia, che è stata bellissima perché immaginate, insomma, no? Allora dice: adesso vi do i confetti. I confetti. Apriamo e c'erano questi rosari. Questi rosari. E io ho detto: che bello, ecco, da una parte c'è lei e dall'altra c'è Gesù. Ho detto: beh, io questo rosario lo metterò in un posto sicuro e non lo prenderò più. Così ho fatto. Veniva da Medjugorje questa amica e dico: no, allora me lo devo prendere il rosario, almeno per far vedere che lo uso. Ho preso il rosario, l'ho messo così. E sono andata da questa amica. A un certo punto la Madonna mi dice: questo rosario lo devi mettere al collo e non toglierlo più. Io te l'ho dato perché tu preghi con questo rosario, non per tenerlo là, ma lo metti al collo e non togli più. Questa è una testimonianza che mi devi. A quel punto l'ho preso, l'ho messo e non solo lo tengo di giorno, ma ci dormo anche. Io non l'ho più tolto questo rosario. E hai avuto anche dei segni magari sul tuo corpo, hai avuto delle sofferenze. Beh, quelle tante perché la Madonna, quando mi è apparsa la prima volta, mi ha detto: io da te chiedo soltanto sofferenze. Tutto quello che ti capiterà, e veramente mi è capitato di tutto perché sono entrati in ospedale boh, 20-30 volte, non mi ricordo più, e quindi io ho bisogno delle tue sofferenze. Lei per questo è venuta da me, non perché sono più bella di altri o perché sono più buona di altri, no, perché lei forse aveva capito che io le sofferenze le sopporto, nel suo nome sì, le sopporto bene.
Hai avuto delle sofferenze riconducibili alla passione di Cristo anche? Beh, proprio riconducibile no, però O simili. Ti simili sì, simili sì. ricordi un episodio? Quando mi disse, guarda, era Quaresima, io e te staremo per 40 giorni abbracciati, aspettando la Pasqua. E io ho detto, bello, bellissimo, come no? Veniva qui un sacerdote a casa mia che diceva, portatemi a casa da Valeria perché c'è la preghiera semplice. Questo sacerdote muore. E una mia amica viene e dice, Valeria, andiamo almeno al funerale. Dico, certo, andiamo. Lei scende le scale avanti a me, io scendo dietro di lei. Quando lei sta per aprire il portone, sente che io precipito dalle scale, batto la testa, le braccia, le gambe, tutto. E ha detto lei, io mi sono girata, ho visto che uno ti ha dato una spinta, ma non c'era più nessuno. Pazienza. Andiamo al funerale di questo sacerdote, arriva un'altra amica che è infermiera e mi fa, Valeria, come sei pallida. E la mia amica, certo, è caduta da tutte le scale. Dice, no, no, allora guarda, lasciamo stare tutto, andiamo, ti porto al pronto soccorso. Mi portano al pronto soccorso del Casilino e i medici mi dicono, sei stata fortunatissima, non dobbiamo intervenire, adesso ti blocchiamo il braccio. Pazienza, saranno una quarantina di giorni e sarai col braccio così. Allora ho capito il suo abbraccio. Per tutta la Quaresima siamo rimasti abbracciati, giorno e notte. Giusti 40 giorni. Giusti, giusti 40 giorni. Ok, ritorniamo ai messaggi. Come ho detto, viviamo il tempo dell'Apocalisse di San Giovanni che anticipa la seconda venuta di Gesù. In Apocalisse 17 è scritto che la città dei sette monti, quindi Roma, sarà bruciata col fuoco, quindi attaccata militarmente, e viviamo il tempo dell'Anticristo, quindi saranno bersagliati soprattutto i cristiani. Infatti io ho scaricato da YouTube una decina di filmati dove si vedono degli integralisti islamici che minacciano di conquistare Roma e una profezia della tradizione islamica parla della battaglia di Dabiq in Siria e dopo questa battaglia le comunità islamiche arriveranno a Roma per la vittoria e la conquista definitiva. Quindi i preti consacrati alla Chiesa sono proprio al centro del Sì. mirino e ti leggo questi messaggi. 2003, la vostra bella Italia sarà straziata anche a Roma. 2012. I miei sacerdoti soffriranno persecuzioni e voi dovrete nel mio nome aiutarli, proteggerli, curarli e nasconderli, addirittura nasconderli quando sarà il momento. Questo messaggio è veramente forte, enorme, ha una grande importanza, quindi i veri sacerdoti che rimarranno fedeli alla loro missione Soffriranno. non potranno più entrare in chiesa a celebrare l'Eucarestia, a celebrare la messa, dovranno essere custoditi, addirittura nascosti, non Sì. potranno uscire liberamente. Sì. Quindi ti chiedo, tu che rapporto hai con la Chiesa? Hai provato a diffondere questi messaggi a loro? Allora, Gesù 15 anni fa già ci diceva, preparatevi perché i tempi sono questi. Verranno tempi in cui i sacerdoti li dovrete proteggere sotto, nelle cantine, negli scantinati, perché non potranno più celebrare la messa. Io sarò con voi sempre e non vi dovete preoccupare per questo, però vivrete questi tempi. Ce l'ha detto più volte questo, più Certo. volte, a volte lo ripete e con tanti sacerdoti magari non ci si può tanto parlare, ma con chi ci ascolta
Eppure loro dicono sì, qualcuno dice sì, io me lo sento che stanno arrivando questi tempi, però purtroppo non siamo pronti, non siamo mai pronti. E loro hanno provato ad aiutarti a diffondere questi messaggi. C'è stato qualcuno di Sì, loro? qualcuno sì, qualcuno sì. Anzi, c'è un sacerdote che quando noi abbiamo fatto il primo cenacolo, una mia amica fa, beh, che preghiamo così? Beh, me l'ha detto la Madonna, sì, ma invitiamo un sacerdote e lei mi porta questo sacerdote. Facciamo il rosario e questo alla fine mi dice, come lo vuoi chiamare questo cenacolo? Ho detto, ma che stai dicendo? Poi, ah no, no, aspetta, Gesù, la Madonna mi dicevano, tu sei il mio cenacolo, tu sarai il mio cenacolo. Ecco, allora questo intendeva, e certamente. E allora lo chiamiamo di Gesù e Maria Immacolata. Ecco, il nostro cenacolo, ecco quello che dice la Madonna, che dice Gesù, che non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno perché la morte non è morte. Loro torneranno, noi li vedremo come sono, e avremo la gioia nel cuore. Non c'è nessuna paura per aspettare questi tempi. È solo gioia, è solo gioia. Io non ho paura di niente e di nessuno, nemmeno dei Certamente. tempi che stiamo passando, perché io dico sempre, fai il vaccino? Sì, io sì, l'ho fatto 74 anni fa, perché il mio battesimo è più forte del tuo vaccino. Io rispondo a tutti così. E magari in alcuni casi ti hanno impedito di diffondere i messaggi o ti hanno stimolato a diffondere No, questi guarda, non mi messaggi? hanno impedito mai, dico la verità, nemmeno i sacerdoti. E c'è qualcuno che ha creduto di più, qualche altro meno, però mi hanno sempre aiutato. Ecco, io il mio padre spirituale è stato un sacerdote di San Mattia, mi ha seguito per tanti anni, bravissimo. Poi sono stata io che ho detto, ma vedi, ma veniamo tutti da te, va bene, mi hai aiutato fino adesso ne cercherò un altro. Ecco, poi è venuto questo sacerdote a casa mia. Tanti anni fa ha aperto il cenacolo, quasi 20 anni fa. 2 anni fa un'altra amica mi riporta questo sacerdote. Dico, e tu che fai qua? E beh, mi hanno invitato. E sì, ma non ci eravamo visti più. Ma forse sarà perché siamo nei tempi. Lo stesso sacerdote che ha aperto il cenacolo, sono quasi 2 anni che praticamente ritorna. E poi dopo c'è stato un sacerdote mio carissimo amico, che adesso non è più a Roma. E questo sacerdote mi ha detto, guarda, io ti credo perché ti conosco e ti credo, però ti voglio portare da Padre Amort. Da Padre Amort. Ma guarda che io tante volte ho provato ad andare da Padre Amort, ma hanno sempre chiuso le porte. Ma quale porte? Io sono il suo braccio destro. Ma vabbè, mi vuoi portare? Andiamo. Mi porta a casa di Padre Amorte e lui mi mette lì una poltrona, siediti, ma che siediti? Siediti tu sulla poltrona, io mi metto sulla sedia. No, no, mettiti lì. Sono seduta e poi ha cominciato a farmi domande, a farmi domande, ma lui praticamente era come se già lo sapesse. Le cose che mi succedevano, era come se lui già le conoscesse. È una cosa incredibile mi è successa con Padre Amorte. E poi, insomma, sì, ci siamo riviste altre volte, così. E poi, quando è morto, eravamo tutti presenti perché era come se fosse vivo. E lui stava lì con noi. Padre Amorte, a Padre Amorte. Quella veramente è stata una delle più belle, dei più belli incontri che ho fatto da quando ricevo i messaggi. Padre Amorte. Tanti altri sacerdoti mi hanno creduto, mi credono ancora, seguono i miei messaggi, mi telefonano, però Padre Amorte, Padre Amorte. È un sacerdote, era un vero sacerdote, un vero credente e amava le persone come me, le capiva, mi faceva parlare, mi faceva raccontare e lui poi alla fine mi ha detto, senti, tutto questo che mi stai raccontando è vero, io ci credo e per questo metti tutti i tuoi messaggi in internet. Ma Padre Amorte, ma io non... Sì, mettili in internet perché
La gente deve sapere, visto che ci avviciniamo, no, ai tempi, la gente deve sapere. Con questi messaggi tu aiuterai tante persone. Va bene, allora io li metterò perché tu me lo dici, però senza il mio nome. Va bene, fai come vuoi. Mettiamo questi messaggi, poi dopo forse qualche anno Gesù mi dice: eh no, cara, adesso ti prendi le tue responsabilità e ci metti il nome. Gesù, ma perché mi dici così? Ma io non sono nessuno. Proprio per quello, mettici il nome. Ho dovuto, per obbedienza. E dopo Padre Amort posso dire di aver conosciuto altri due sacerdoti molto importanti per me. E due americani, e Padre Peter e Padre Christopher. E Padre Peter è venuto a casa, è stato qui a Rosario con noi e poi mi ha detto: ma io posso metterli in internet questi messaggi? E io ho detto: certamente, va bene. Lui è andato e poi invece è ritornato la settimana dopo con un altro sacerdote. Entravano e ridevano. Ho detto: ma che avete combinato? E Padre Peter mi dice: guarda, io non so mettere su internet, ma Padre Christopher sì. Allora, adesso, da quel giorno, mettono i messaggi in internet, traducono in inglese e arrivano in America i messaggi nostri, attraverso di loro. Però sappiamo che spesso gli alti vertici della Chiesa si oppongono o mostrano molta indifferenza verso queste apparizioni. Tu hai avuto a che fare con dei vescovi? Sì, anche vescovi sono venuti a casa mia, mi hanno creduto, hanno mangiato con me, hanno pregato con me. Però ci stanno pure vescovi, ci saranno stati vescovi che non... Ma vescovi non italiani? Non che non mi credessero, ma che non gli importava niente di quello che trovavo io. No. Parli di vescovi italiani al di fuori dell'Italia? Sì, vescovi italiani, no, guarda, i vescovi stranieri, come i sacerdoti stranieri, mi credono tutti, io non lo so perché. In Italia è più difficile credere a queste cose, in Italia è molto più difficile. E i vescovi poi, per carità, ma non ne parliamo. Io ne ho conosciuti più di uno. Ma certo. Non mi hanno dato mai la gioia di dire: ma dai, parlami di qualche cosa che ti dica la Madonna. No, mai. Però vedo che queste apparizioni non sono estremamente conosciute, quindi non sarebbe il caso di fare un appello a questi vescovi e dire di dare un po' più attenzione, di mettere un po' più di impegno, anche solo nell'approfondire, nello studiare questi messaggi, per aiutare il prossimo, naturalmente. Io ti dirò di più, ho pure la possibilità di parlare con i vescovi, perché mio fratello, essendo vicario vescovile, è al servizio loro. Però ultimamente... Tuo fratello? Sono stata io che non ho voluto conoscerli, perché ho sempre un po' di timore. Sempre che penso, ma tanto a questi non importa niente, che vado a fare? Ho capito. E invece tante altre persone, vescovi che venivano da fuori dell'Italia, mi hanno creduto tutti. Perfetto, tutto chiaro. Adesso andiamo avanti a vedere i messaggi. 2020. La vostra terra è stata offesa e distrutta. Non vi darà più ciò che vi abbisogna. Unite allora le vostre preghiere nel chiedere al Padre vostro la salvezza eterna. Ripeto il discorso, sono messaggi estremamente importanti, non ci sarà da mangiare, e il tutto conferma ulteriormente l'Apocalisse, perché nel quarto cavaliere dell'Apocalisse si parla proprio della morte che arriverà tramite la fame. Arriverà l'inferno sulla terra, e poi, come ho detto prima, tornerà Gesù per giudicare i vivi e i morti, ma anche per instaurare il suo regno di pace qui sulla terra. 2010. Non ci sarà più sofferenza, dolore, dispiaceri, tenebre e negatività.
poiché Satana sarà sconfitto per sempre. La luce illuminerà i nuovi cieli e la nuova terra, abitata dall'umanità rinnovata e santa nel gaudio e nel canto di tutti gli angeli di Dio. E cosa succederà prima dell'avvento del regno di Gesù? 2015. Lo spirito di sapienza sarà con voi, io vi amo e vi guiderò in ogni angolo della terra, anche se fosse il più remoto. 2002. Il mio spirito sarà così forte da passare da voi a loro. Vi voglio coprire tutti del mio santo spirito, perché io vi inonderò del mio santo spirito, vi farò pescatori di uomini. Cioè, gli apostoli degli ultimi tempi saranno compenetrati dallo Spirito Santo e porteranno la luce di Cristo che si effonderà in tutto il mondo, compiendo dei grandi prodigi, annunceranno la sua seconda venuta e il loro apostolato sarà molto forte ed efficace. 2010. Asciugherete lacrime, porterete il mio conforto, chiarirete dubbi, parlerete nella verità riportandomi gli zoppi, i ciechi, i sordi. La vostra unica preoccupazione sia fare la mia volontà, poiché gli zoppi cammineranno, i ciechi vedranno, i sordi recupereranno l'udito e voi, figli miei, sarete la mia voce. Il mio regno sarà la vostra ricompensa. Pregate e vegliate, al mio ritorno vi pagherò la mercede. Voi in cambio mi restituirete la vostra pesca. 2009. Venite a me, vi farò dei per il mio regno. Gesù aveva detto molto chiaramente: voi siete dei e farete cose più grandi di me. Quindi gli apostoli degli ultimi tempi, compenetrati dallo Spirito Santo, come ho detto prima, guariranno i malati, i sordi, i ciechi, gli storpi, gli zoppi e risorgeranno anche i morti, proprio come aveva fatto Gesù Cristo. E un po' di anni fa è capitato un caso simile che è stato testimoniato anche in televisione. Abbede Robert, il figlio spirituale di Padre Pio, in guerra in Algeria era stato sequestrato con altri militari, con altri soldati. L'avevano fatto avvicinare a un muro e l'hanno fucilato. Questi militari sono morti tutti, naturalmente, però lui, diversamente dagli altri, dopo 2 ore si è rialzato in piedi e aveva visto che i suoi vestiti, sia davanti che dietro, erano pieni di buchi, proprio perché i proiettili l'hanno trapassato da una parte all'altra. Il suo petto era sporco di sangue, rassecchito, però non aveva buchi, non aveva cicatrici, quindi è proprio risorto. E così succederà quando gli apostoli saranno toccati dalla luce di Gesù. Nei tuoi messaggi ho visto che anche tu sei stata toccata da questa luce, te ne leggo subito uno. 2004, sono le 2:30 di notte, la mia gola è secca e arida, ardo dalla sete, inizio a recitare il Santo Rosario pensando di alzarmi a bere subito. Dopo, ma Gesù dice, non occorre alzarsi, la sete passerà. Ho continuato la mia preghiera per i peccatori. Al termine, davvero, non avevo più sete. Era come se invece di pregare avessi scolato una bottiglia d'acqua. E Gesù dice, chi non crederà nella mia infinita misericordia non potrà dissetarsi nell'oceano della mia grazia e si dannerà patendo la sete eterna. Da te voglio testimonianza. Gesù ti ha chiesto testimonianza, quindi sì. Ti ricordi di questo caso? Ce lo vuoi descrivere tu? Di questo mi ricordo benissimo, perché veramente se ti svegli la notte, la prima cosa, almeno a me succedeva, succede pure adesso, ho sete. Forse mi sveglio perché ho sete e comincio per il rosario, dico poi tanto dopo mi alzo. E mentre pregavo, oddio, ma non me la sento più tanto secca. E lui mi dice, ti sei tuffata nell'oceano della mia misericordia. Ora potrai testimoniare che chi confida in me non avrà più sete. Da te voglio testimonianza. Questo chiede sempre. Come noi riceviamo
qualcosa da lui è perché, non perché la meritiamo, ma perché possiamo fare testimonianza. E quindi la sete era passata, ma aveva tuffato in un oceano. Quindi era passata a livello fisico, sì, puoi testimoniare? Sì, non avevo più sete. Proprio come se avessi bevuto dell'acqua. Sì, certo. Tantissima acqua, non avevo più sete. Fantastico. Quindi, collegandomi con l'argomento Spirito Santo, posso dire che gli apostoli non avranno più bisogno né di mangiare né di bere. Infatti, Teresa Neumann, una veggente tedesca che è stata stigmatizzata per decenni, gli ultimi 36 anni della sua vita non ha mangiato e bevuto niente e faceva anche dei lavori fisici, sudava e era una donna anche in carne. Si nutriva costantemente tutti i giorni di Eucaristia. Abbiamo toccato l'argomento Spirito Santo e quindi adesso mi collego ai rifugi perché c'è tanta confusione su questo argomento. 2009. La preghiera è forza divina e il demonio non potrà mai nulla contro di essa. Altro messaggio del 2009. Nulla vi distolga dalla preghiera e da ciò che appartiene al vostro Gesù. Io vi preservo da ogni male e da ogni calamità. Chetatevi, poiché siete soltanto agli inizi di ciò che muterà la vostra vita. La preghiera richiama la presenza dello Spirito Santo e possiamo dire che crea delle colonne di luce. Per esempio, nel 1945 è esplosa la famosa bomba atomica di Hiroshima e a 1500 metri di raggio dal punto centrale di esplosione tutte le case sono state distrutte e tutte le persone sono morte. A solo 800 metri di distanza però dal punto di esplosione una casa non è crollata, c'erano all'interno dei padri gesuiti, sono stati sbalzati sì in aria dall'onda d'urto, però si sono rialzati in piedi, hanno visto la loro casa che è rimasta integra, a differenza di tutte le altre case e a differenza di tutte le altre persone che sono morte. Agosto 2021, quindi il periodo, possiamo dire, centrale di questa pandemia. La Santa Messa sia il vostro vanto. Accorrete a cibarvi del corpo di Cristo e allora nemmeno il demonio avrà nulla da fare contro di voi. Cibatevi spesso della Santa Eucaristia ed io vi assicuro che non avrete nulla da temere. I giorni che verranno non saranno dei migliori, ma chi si ciba del corpo del mio figlio sarà protetto e non avrà tentazioni insostenibili. Pregate e digiunate, io vi sono vicina e alcun male avrà vittoria su di voi. Vi benedico, il Santo Rosario sia la vostra arma. È un messaggio ricordo di questo periodo di pandemia e ha detto l'Eucaristia vi protegge dalle tentazioni, però non sarete toccati da alcun male, quindi anche dalle malattie. Infatti nel 1854 era scoppiato il colera a Torino e i ragazzi dell'oratorio di Don Bosco non sono stati toccati, non gli è successo proprio niente. Don Bosco aveva detto fate come vi dico e non vi succederà nulla. E aveva detto recitate un certo tipo di preghiere, portate sempre con voi la medaglia di Maria e ricevete sempre l'Eucaristia. E ripeto, a nessuno di loro è successo niente. Ma non solo, non c'erano dei volontari per aiutare le altre persone malate, naturalmente, è anche comprensibile, avevano paura ad esporsi. I ragazzi di Don Bosco invece hanno aiutato i malati, quindi erano a contatto con loro, mangiavano insieme a loro e non è successo assolutamente niente. Tu al telefono mi hai detto che i ministri dell'Eucaristia non hanno le mani consacrate, mi vuoi spiegare questa questione? Assolutamente no. E veramente Gesù mi ha dato tanta sofferenza. Siamo andati un pomeriggio appunto ecco, in parrocchia perché c'era questa ordinazione dei ministri straordinari, anche di due ministre, e Gesù mi ha fatto sentire quanto dolore sentiva essere toccato
da quelle mani non consacrate. Io pianto, anzi, un'amica che avevo vicino dice: ma che ti sta succedendo? Io sto sentendo un dolore fortissimo, perché Gesù mi dice che lo toccano questi ministri che non hanno nessun potere, perché non hanno le mani consacrate. E lui soffre, soffre in quelle mani. Dai Quindi riceviamo l'Eucaristia dai sacerdoti, questo sacerdoti, che vuol dire? soltanto dai sacerdoti. Certamente. Continuo con i messaggi. 2001. I vostri angeli custodi vi sono vicini, sono con voi, sono le vostre guardie del corpo, e allora perché temere? 2010. Pregate San Michele che vi sosterrà nell'ultima battaglia, poiché l'infame fino alla fine tenterà di prendervi la vostra vita. San Gabriele e San Raffaele collaborano per la vostra salvezza. Abbiamo visto che persone anche di chiesa, ma anche che frequentano i luoghi di apparizione, non tengono più in considerazione questo argomento, che hanno un angelo custode. Gli angeli sono di luce, portatori di luce, come ho detto prima, e la luce di Cristo scaccia le tenebre e scaccia anche le malattie. Nell'Ottocento, nella città di Cordova, era scoppiata la peste ed erano morte molte persone, ne stavano morendo. E cosa è successo? San Raffaele Arcangelo, che ti è stato nominato in quest'ultimo messaggio, è apparso a un ragazzo, ha dato delle disposizioni. Ha detto: vai dal tuo vescovo e digli di mettere la mia immagine sotto al campanile e di a tutte le persone di portare sempre con sé una mia immagine. Le persone hanno ascoltato questa richiesta e la peste è passata immediatamente. Quindi ti chiedo, tu hai avuto delle guarigioni che la scienza non ha saputo spiegare, anche dei documenti? Altro che la scienza no, non spiega, perché è Gesù quello che decide. Io posso dire, sono stata operata di tumore e sono andata in ospedale perché avevo tanti dolori di pancia. E il chirurgo mi ha detto: ti devo operare immediatamente perché hai dei calcoli. Eh sì, va bene, perché. Dico: però senti un attimo, che cosa ho sul seno? E lui mi dice: cosa? Dimentica tutto quello che ti ho detto. Vai a casa, fai un ciclo di chemio e poi ritorni. Io allora ti opererò, ma al seno. Dimentica l'altro intervento. Va bene, vengo a casa. La mattina mi alzo per fare il chemio, eh? E Gesù mi dice: ma dove stai andando? Non lo sai, devo fare il chemio. E tu non lo sai che sei Tempio Santo di Dio? Eh sì, e allora? Allora niente chemio. Va bene. E torno in ospedale, trovo un altro chirurgo, mi dice: signora, allora ha fatto già le chemio? No, non posso fare le chemio. Ma che sta dicendo? Chiama il capo e questo viene giù e mi dice: ma cosa stai dicendo? Hai 6 mesi di vita! Senti. Tu sei sicuro che arrivi fino a domani? Allora facciamo una bella cosa. Se mi vuoi operare, mi operi. Altrimenti me ne vado a casa e finisce la storia. E lui mi opera. Dopo qualche giorno che vado a casa, mi telefona un altro medico e mi dice: signora, sono il dottor. Ah, ho detto, allora aveva ragione il capo. Non. Ho finito, ho chiuso. No, signora, aveva ragione lei. Perché? Dice: perché io avevo fatto la quadrantectomia, io sapevo quanto fosse grande il suo tumore. Abbiamo operato esattamente la metà del tumore, come se lei avesse fatto 2 cicli di chemio. E allora? E Quindi il tumore si è rimpicciolito loro hanno senza fare operato la chemio senza fare la chemio. e ha raggiunto le dimensioni idonee per poter fare l'operazione. Certo, Quindi ha fatto tutto Gesù. Sì, ha fatto tutto lui. eccezionale. E i dottori che reazione hanno avuto? Beh, quello che aveva fatto la quadrantectomia ha lasciato la massoneria e
E mi dice sempre, lo vedi, è tutta colpa tua perché io a quest'ora ero il capo dell'ospedale più grande di Roma e invece sono dovuta andare all'estero per lavorare. Ma lui me lo dice per scherzo, per scherzare. E sì, ha lasciato la massoneria e è ritornato alla Chiesa Cattolica. Quindi oltre al tuo miracolo c'è C'è stata anche stato una quest'altro. conversione di un massone, Sì, quindi è una grande conversione. grande conversione, sì. Hai avuto altre guarigioni che ti ricordi? Questa ultima, la vogliamo dire? Allora, mi hanno detto, beh, avevo tanti dolori. E ho cominciato con il ronzio alle orecchie, e poi la testa, i denti, vabbè, insomma, sono andata dall'otorino perché dico, perlomeno mi guarisce le orecchie. E lui mi fa, no, io non posso farti niente, devi andare dal dentista. Questa si chiama sindrome di Costen. E quindi hai un'infezione sopra la mascella che ti arriva alla testa. Ecco perché ronzio, ecco perché Certo. vertigini, ecco perché stai male. Va bene. La vigilia della Madonna Immacolata a dicembre comincio dal dentista per 6 mesi. Mi ha rimesso a posto tutta la bocca. Diciamo che poi mi sono sentita meglio. Ma prima Certo. di tutto questo, però, prima di andare anche dall'otorino, la mattina non riuscivo a alzarmi perché no, la testa mi girava troppo, come facevo? Allora, per alcuni giorni mi alzavano mia figlia e mio marito, dal letto mi sedevano sul divano, le gambe non le sentivo più e stavo là. Dopo alcuni giorni di questo, davanti al mio letto c'è l'immagine del volto santo e mi dice, alzati, ma Gesù, ma non mi vedi come sto? Sì, e tu hai fede in me? Sì, allora alzati. Capirai, dormivo con 2 o 3 cuscini, piano piano mi sono seduta, che strano, non mi gira più la testa. Allora scendo, scendo, vengo in cucina. E mia figlia, dove vai? Che stai facendo? E che ne so? Mi ha detto alzati, io mi sono alzata, eccomi qua, le gambe non mi fanno più male. E ero un po' intorpidita, ho camminato alcuni giorni col bastone, ma poi ho buttato via tutto. È E sei passato. ritornata quella di Sì, prima, sì. incredibile. Grazie a queste apparizioni, altre persone anche vicino a te o delle persone che hanno seguito questi messaggi hanno avuto delle guarigioni che possono testimoniare. Beh, mia figlia potrebbe testimoniare perché lei soffriva di sclerosi multipla. E io un giorno vengo a casa dalla messa e dico: guarda, Gesù mi ha detto che ti ha guarito. Ma vai, vai, non mi ha guarito nessuno. Fai come vuoi. Mi ha detto così, io te lo ridico, te lo ripeto. Un paio di giorni dopo, io vado a messa tutti i giorni, mi dice: diglielo a tua figlia che io l'ho guarita. Allora vengo su e dico, guarda, me l'ha ridetto, fa come ti pare, però sei guarita. E lei a quel punto ci pensa un po'. E poi dopo parla però pure con un suo amico sacerdote e dice, sì, guarda, sei guarita, se tua madre dice così, sei guarita. E lei non muoveva più il braccio, la gamba, usava il catetere, insomma, tutte quelle cose lì. Non riusciva più a muoversi, No. E allora era grave, quindi era gravissima. gravissima. E però questo frate poi l'ha detto che sarebbe dovuto andare a Colle Valenza perché lì c'era Madre Speranza che guariva dalle maledizioni. Perché ricordati, figlia mia, che questa tua malattia è venuta da una maledizione. E noi prendiamo, lei già era guarita. E tutte le settimane andiamo da Madre Speranza. Per anni l'abbiamo fatto, un paio d'anni almeno, un paio d'anni siamo andati da Madre Speranza e le suorine ci chiedevano sempre tutto, ci dicevano che pregavano per lei, e pure il sacerdote è stato sempre tanto carino con noi. Però noi non abbiamo fatto altro che testimoniare. Tutto qua. Perfetto, rimaniamo su questo argomento che hai appena toccato e visto che c'è qui tua figlia, puoi spiegarci tu nel dettaglio cosa ti è successo?
Sì, allora a me nel 2012 mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla e improvvisamente nel giro di una notte io non avevo più per niente sensibilità alle gambe, a un braccio e ho detto che succede? Sono andata dal medico, mi ha detto guarda, fai la risonanza magnetica, dalla risonanza magnetica col contrasto si dovrebbe vedere qualcosa. Probabilmente già il mio medico di famiglia aveva capito che era qualcosa di più grave, di un mal di schiena o cose leggere. Di fatto poi io sono andata all'ospedale militare. E ho fatto la risonanza magnetica, però ci è voluto una settimana di tempo per farla perché la macchina era in igienizzazione, quindi nel frattempo mi hanno trattenuto in ospedale, hanno cominciato a farmi le flebo per riavere la sensibilità alle gambe. E pochissimo, pochissimo, io diciamo sentivo qualcosa alle gambe, ma niente di che. Comunque il braccio funzionava così così, le gambe funzionavano così così. Eri A bloccata. fine ero, sì, ero con le flebo. Con le flebo non so che cosa abbiano messo dentro, ma credo bombe forti perché no, di fatto qualcosa già cominciava a cambiare. Però la diagnosi poi c'è stata alla fine della settimana perché di fatto dalla risonanza magnetica col contrasto è visto che era sclerosi multipla. Io avevo delle piccole placche nel cervello e in due punti della schiena. Fatta questa diagnosi, ho cominciato le cure con l'interferone e facevo le punture sulle gambe. Mi hanno spiegato subito che questo tipo di malattia non ha guarigione, non ha possibilità di guarigione, va solo peggiorando nel tempo, però si può provare a rallentarla. E quindi queste punture di interferone mi servivano per eventualmente provare a rallentarla. Io sono andata, ho fatto per qualche mese quindi queste punture, avrei dovuto farle per tutta la vita, era sicuro, era certo. Per tutta E la vita, seguita, addirittura, certo. sì. Seguita anche poi da un medico in un altro ospedale perché lì non avevano le cure appropriate, diciamo, per la sclerosi multipla. Io sono stata seguita da un altro ospedale qua a Roma e il mio medico mi faceva continuare queste punture. Quindi per qualche mese l'ho continuata e ho continuato anche a fare la risonanza magnetica e le placche c'erano, le placche nel cervello, le placche lungo la schiena, le placche di sclerosi multipla. Poi io sono andata a un pellegrinaggio con mia madre e mio padre a Pietrelcina, quindi a casa di Padre Pio praticamente. Lì ho incontrato un sacerdote e con lui parlando, lui mi dice: Debora, guarda che questa tua malattia è venuta da un maleficio. Comunque è un frutto di un maleficio, è qualcosa di forte. Allora dice: Però non ti devi preoccupare, è come una ricetta del medico, perché tu. Per queste cose qua, per la sclerosi multipla, c'è collevalenza. Tu vai a collevalenza, fai il bagno nell'acqua misericordiosa di Gesù e collevalenza è l'unica fonte al mondo che ha fatto scaturire Gesù. Mentre le altre fonti nel mondo, diciamo Lourdes, che conosciamo tutti, Bagneux, La piuttosto che Madonna. altre, l'ha fatta scaturire la Madonna. È la Madonna che ha chiesto all'Altissimo, al cielo, insomma, diciamo a Dio Padre, no? Invece questa l'ha fatta scaturire Gesù e ha detto a Madre Speranza di camminare dalla Spagna a venire in Italia. Di far scavare in quel punto lì, la collevalenza, i biologi avevano analizzato il terreno, non c'era l'acqua, non si poteva trovare l'acqua, non esisteva niente. Trovata una fonte di acqua, quest'acqua non si capiva da dove venisse e comunque Madre Speranza poi riceveva sempre i messaggi, Gesù diceva questa sarà l'acqua mia benedetta per le guarigioni. Anzi, adesso voi aprite la fonte per gli uomini, per le donne, ci sono le vasche come a Lourdes e le vasche, l'acqua voglio che sia leggermente Tiepida. calda, riscaldata, perché quando entrano i miei figli devono sentire l'amore dell'abbraccio del padre, l'amore del calore dell'abbraccio del padre. E io sono andata su, ho fatto questo bagno a Collevalenza. E sono uscita fuori, tra l'altro io sono uscita fuori, ero tutta asciutta. Dopo essere andata dentro, si va nel camerino per rivestirsi e io ero tutta asciutta, come mi dicono che succede a Lourdes. In realtà io non sono mai stata a Lourdes. E poi da quel bagno lì, in pratica, io ho cominciato subito a stare meglio, subito. Le gambe sono tornate normali, non avevo più dolori alla schiena, il braccio rifunzionava tutto. Quindi è inspiegabile. Madre Speranza di Gesù, io sono sicura che l'acqua di Gesù misericordioso a Collevalenza ha fatto il miracolo, così come sono altrettanto sicura che è stata la collaborazione di Padre Daniele Ekic, perché non so per quale motivo il cielo ha scelto per me due santi.
che hanno intercesso per la mia guarigione, quindi Madre Speranza di Gesù con le Valenze e poi Padre Daniele Egic. Io non avevo mai sentito nominare questo sacerdote, di fatto io non lo sapevo, ma avevo ricevuto una sua fotografia 10-12 anni prima della mia diagnosi di sclerosi multipla e ogni tanto pregavo per lui, perché degli amici di famiglia mi dicevano prega per questo sacerdote perché ha male. Io ogni tanto pregavo per lui, non sapevo che pure lui aveva la sclerosi multipla, è stato sacerdote, ha sofferto di sclerosi multipla Tantissimo. per più di 30 anni, ha dato la sua vita per i giovani. E io sono sicura e certa che lui ha intercesso per me. È un santo grandissimo. Sono sicura che i miei angeli custodi hanno bussato talmente tanto al cielo, hanno rotto talmente tanto le scatole che hanno prese ai fianchi. Come dico io, prese ai fianchi, alla fine hanno concesso questa guarigione mia, inspiegabile, dopo che c'era stata la guarigione di mamma al seno di tumori, gli avevano tolto 6 mesi di vita. Sì, però volevo chiederti che connessione c'è tra il messaggio di tua mamma, che riceve tua mamma, e la tua guarigione? È stato un messaggio diretto. Guarda, mamma fa il rosario a casa tutti i mercoledì, vengono persone chi vuole, tutti da più di 18 anni che succede questa cosa, ma in realtà poche volte ha messaggi per persone singole. Succede rarissimamente, rarissimamente per qualche sacerdote, per qualche persona. Un giorno torno a casa da una messa infrasettimanale, mi guarda e mi dice: Deborah, Gesù mi ha detto, io l'ho guarita. Io là 10.000 dubbi, nonostante, cioè, la mia fede c'è, io sono credente, praticante da anni, però ho detto non è possibile che nella stessa famiglia fa due miracoli, non c'è logica in questa cosa, Gesù non ha una logica, Dio Padre che logica ha? Dopo 3 giorni mamma ritorna a casa più seria, mi guarda in faccia e mi fa, beh, a me me l'ha ridetto, io l'ho guarita. Al che ho detto ok Gesù basta, va bene, scusami, perdonami. Va bene, ho tolto le medicine, non ho più fatto mai più punture di interferone. Dal 2012, siamo nel 2021, io sto bene e i medici però mi dicevano, cioè il mio medico quando io sono andata a spiegarle questa cosa, gli ho detto guarda, mamma, Gesù mi ha detto tramite mamma che mi ha guarita, lei sta scherzando, lei sta scherzando, lei è la mia sconfitta, tutto aggressivo, arrabbiatissimo, il mio medico, Addirittura. sì, il mio medico mi ha fatto nera, là c'era l'infermiera sua collaboratrice vicino a me che diventava bianca. Io ero serena perché so che mamma me l'aveva detto ben 2 volte che Gesù aveva detto a lei che mi aveva guarito. Il medico ovviamente non ci credeva per niente proprio. L'infermiera diventava bianca per tutte le parole che lui diceva a me. Perché mi diceva, lei è la mia sconfitta e segnava il computer. Segnava il computer, lei è la mia sconfitta. Tanto noi ci rivediamo qui, tra qualche anno ci rivediamo qui. Perché io lo so che lei non Non l'ho vista guarirà. più. Io ho detto, io lo so, io capisco perché pure per me è stato difficile credere. È stato veramente Certo. difficile, la comprensione, la fede, è stato difficilissimo. Però è così. Certo. È inspiegabile, molto inspiegabile, ma è così. I dottori stessi sembravano offesi perché non era dovuta loro la guarigione, ma proprio a Gesù Cristo che è intervenuto, evidentemente. Mi hai detto comunque che questa malattia era derivata da un maleficio e viviamo in tempi dove si vive una situazione di forte panico e queste energie di basso livello attirano delle entità negative, quindi per allontanare queste entità e questi malefici, come ha detto la Madonna nel messaggio che ho letto prima, ricordiamoci che c'è una forte arma, quindi che è un rosario che diventa molto potente quando lo facciamo insieme, in Insieme. unione, in comunità. Quindi lanciamo questo appello, fate il rosario, unitevi per questo. Procediamo con i messaggi. Le persone chiedono sempre cosa possiamo fare in questi tempi e ti ho messo qui una serie di messaggi che spiegano perfettamente cosa dobbiamo fare. 2009. Cercate di fare giuste scelte perché la vostra libertà non vi renda schiavi. Non cedete alle lusinghe del mondo, poiché tutto ciò che è lusinghiero viene dal demonio. Non avete capito che per avere il meglio bisogna lottare? Soltanto con il vostro consenso egli può rovinarvi. I vostri tempi non sono più realmente vostri, poiché li state cedendo a lui per una manciata di mosche. 2001. Non fate che queste mie ultimissime parole cadano nel vuoto. Non potrei sopportare questo schiaffo.
Non potrei, non potrei. Datemi il vostro cuore. 2011. Testimoniate, attenzione, che questi sono tempi che anticipano la mia venuta, importantissimo. 2002. Siete uniti, figli miei, siete uniti. Nell'unità si risolvono tante cose. 2021. Dividete i vostri averi con chi ha più bisogno. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma coloro che fanno sulla terra la volontà del Padre mio. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo innanzitutto diffondere questi messaggi e l'ha chiesto in un modo molto forte. Non fate che queste mie ultime, ultimissime parole cadano nel vuoto, non potrei sopportare questo schiaffo. Quindi diffondiamo il più possibile col massimo impegno questi messaggi e ha detto sono le sue ultimissime parole proprio perché sta tornando Gesù sulla terra a giudicare i vivi e i morti. Sì. E cosa diffondiamo? L'ha detto in questo messaggio, testimoniate che questi tempi anticipano la mia venuta, quindi diffondiamo soprattutto i messaggi che parlano della seconda venuta di Gesù. La seconda venuta di Gesù è l'evento più importante della storia. Quindi concentriamoci su questo aspetto. E poi cosa ha detto? Le lusinghe di questo mondo vengono dal demonio, quindi anche le soluzioni facili che sta proponendo il mondo, soprattutto in questi tempi, sono da evitare. Bisogna lottare, è scritto, bisogna lottare, soltanto con il vostro consenso egli può rovinarvi, quindi è un messaggio proprio che ci invita sempre a rifiutare in ogni caso le opere di Satana che ci vengono proposte, le soluzioni facili, e faccio senza dare spiegazioni, in questi tempi abbiamo visto quali sono. Non basterà dire Signore, Signore. Ma bisogna fare delle opere concrete a favore dei bisognosi, ma facciamo anche delle opere concrete per unirci. Infatti, in questo messaggio è scritto: nell'unità si risolvono tante cose e vengono tempi di persecuzione, come ho detto prima, quindi organizziamoci nel concreto per creare un'unione. Ma unione non intendo il gruppo WhatsApp o Telegram da scambiarsi due informazioni. Sì, ha la sua importanza, però dobbiamo andare oltre, formare anche delle comunità. Quindi io ho lanciato un appello sul mio canale, c'è una cartelletta nel mio canale che si chiama Uniamoci, guardate questi filmati e cercate di mettere in pratica. Non lo dico assolutamente per farmi pubblicità, lo dico proprio perché c'è un estremo bisogno di creare questa unione. Niente, io ho detto tutto. Qui comunque ricordo a Roma c'è una veggente assolutamente semplice, autentica, non ha interessi di alcun tipo, basta sentirla parlare che lo comprendiamo. Allora, ti interrompo un attimo perché mamma non è una veggente, mamma Si chiama è Confidenti a una noi. confidente di Dio, diciamo, capito? Sì. Lei è molto più una cosa piccola, ecco. Piccolissima, confidente, Ok, una ma se sua io ho detto così ho usato questo termine perché si confidente. usa. Comunque Sì. c'è questa confidente che ci sta riportando la parola di Gesù. Non buttate via queste grazie. Tu fai dei cenacoli di preghiera, so, quindi Certo. invitiamo tutte le persone a venire qui e rifacciamo l'appello ai consacrati di tenere in considerazione questi messaggi. Sono enormi, sono importantissimi e aiutateci a diffonderli. Ho detto tutto, se volete dire qualcosa anche voi. Ti Grazie. sono ringraziamo io che ringrazio perché, voi. la parola di Gesù e Maria Santissima, soprattutto, più si diffonde, c'è bisogno di preghiera. Vuole testimonianza e noi questo dobbiamo fare, nient'altro. Certamente. Grazie Sì, mille. grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie.